Una vita violenta di Pierpaolo Pasolini, protagonista dell'appuntamento alla Casa Museo Ivan Bruschi di Arezzo. Si tratta di una delle iniziative di avvicinamento alla Festival La Città dei Lettori. Una lettura affidata a Maurizio Lombardi, che ha dato voce alle vicende impetuose di Tommaso Puzzilli, giovane sottoproletario di Borgata tra furti, bravate e prostituzione, una storia di redenzione ed impossibile riscatto sociale in un mondo senza uscita nell'Italia postbellica. Tommaso, Lello e Zugabbo e gli altri ragazzini che abitavano nel villaggetto di baracche sulla via dei Monti di Pietralata. Come sempre, dopo mangiato, arrivarono davanti alla scuola almeno una mezz'oretta prima. Lì intorno c'erano già però pure altri pipelletti della borgata che giocavano sulla fanga col coltellino. Tommaso, Lello e gli altri si misero a guardarli, accucciandosi intorno con le cartelle che strusciavano sulla fanga. Poi vennero due o tre con una palla e gli altri buttarono le cartelle sopra un montaruzzetto e corsero dietro la scuola, la spianata, che era la piazza centrale della borgata. Lello, uno che abitava... È un progetto per avvicinare le persone alla lettura. La volontà è quella di avere più lettori possibili in Italia. Il calo, lo sappiamo, è enorme. Noi ci avviciniamo alle persone con appuntamenti, un festival, aperitivi letterari in cui o regaliamo libri o presentiamo degli approfondimenti importanti per quelli che sono i gusti letterari del pubblico, e li avviciniamo di nuovo alla lettura. Quando a un attore gli propongono Pasolini o dice di no, perché è difficile, non tanto a Leggio perché è importante, o dici sì sì perché è un amore subito folle, perché Pasolini è cinema, è immagine, è poesia, è io chiamo l'intellettuale guerriero, cioè non quello che sta a poltrire ma quello che combatte con le parole. Leggere cambia tutto, è l'idea al centro del festival La Città dei Lettori, che si terrà dal 7 al 9 giugno a Villa Barbini a Firenze.